non voglio essere blasfema, i nostri santini, o meglio vorrei dire le persone che possono dare più coraggio con la loro vita, con le loro scelte, dare coraggio a ciascuno di noi, perché sì, il presidio, qui occorre il presidio del territorio, questo è chiaro, ma occorre coraggio, occorre sentirsi uniti in una solidarietà che è di associazione, d'accordo, ma anche avere dei riferimenti ideali molto forti. E questi vanno coltivati. Per cui donne e legalità significa individuare quel terreno nel quale le donne sono più state protagoniste e possono esserlo maggiormente oggi, a partire dalle grandi figure alle piccole figure quotidiane di noi casalinghe, noi insegnanti, noi che ogni giorno ci accorgiamo poi che la legalità viene violata. E vorrei chiudere con questo interrogativo. Che ne pensate del fatto che si parli di regole, va bene, di regole, ma le regole non sono chiare. L'ultimo esempio l'abbiamo proprio, cioè le leggi vengono fatte in una certa direzione, in un certo modo, fatte per essere aggirate, fatte per ad uso e consumo immediato, ad personam o ad aziendam, come vogliamo dire. Cioè le regole, anche questo è un discorso di legalità, si rispettano le regole semplici, quelle leggibili, quelle che riusciamo a condividere, quelle che riusciamo a capire. E beh, anche questo è un problema che riguarda quel collegamento società civile, società politica, perché se la politica fa le sue regole non tenendo conto della trasparenza e dell'efficacia di queste regole, bene, anche quello è un problema, poi innesta una serie, no, di effetti a catena che portano alla elusione della legalità. Cioè, se è possibile aggirare le regole, vuol dire che quelle regole sono state concepite per essere aggirate, non sono chiare. Io vorrei concludere in questo modo, insomma, la sollecitazione che viene dal gruppo, se non ora quando, che è un gruppo di non solo legato al fenomeno, vabbè, della dignità della donna, perché siamo indignate pure noi, indignate ma fortemente, ma è un gruppo di impegno civico, si contraddistingue all'interno dell'associazionismo di Lauria come gruppo di impegno civico. Bene, in quanto tale l'impegno civico passa attraverso l'educazione, l'individuazione dei modelli, il coraggio, il sentirsi uniti e trovare i terreni su cui confrontarsi. E questo speriamo di farlo con l'aiuto anche di Libera. Bene, grazie. Ci sono altri interventi, sicuramente. Giuseppe, dopo. Nicola, prego. Ti do il microfono direttamente. Solo una cosa, io parlo come responsabile dell'UPEL di Lauria, cioè questa associazione che certamente conoscete, questa università, è questa sosta di associazione che nasce dalle vecchie università della terza età, che in sostanza noi è un'esperienza che portiamo avanti da 9 anni, questo sarà il 9° anno, ed è un'associazione culturale di aggiornamento per persone anziane e non anziane, anche se nell'immaginario collettivo è passato l'immagine di un'associazione solamente per anziani, ma noi cerchiamo di proporci anche all'esterno con iniziative che in questi anni si sono succedute, anche con personalità che sono venute dall'esterno. Adesso non voglio farla lunga, ma volevo dire che a proposito dell'appello che ha fatto Gerardo della associazione anche di enti a Libera, noi, è vero Francesco, perché qua c'è pure Francesco che fa parte di Uber, noi proporremo, io proporrò alla prossima riunione che faremo per la fine di luglio ai miei associati di aderire a Libera
come associazione, se non come singoli. E questa collaborazione che invocava pure la signora Galietta è un momento che anche noi vogliamo valorizzare, quindi noi siamo pronti, siamo una quarantina di iscritti, non siamo tanti, però siamo pronti a collaborare con Libera. Anzi, io voglio anche dire, annunciare qui che dovremmo, uso il condizionale ancora, mi ho parlato personalmente col dottor Tescaroli il giorno di San Nicola, mi pare, o di Pasqua, non mi ricordo bene, Pasqua è stato il 24, San Nicola il 9 maggio, comunque sono date ravvicinate, e col dottor Tescaroli avremmo stabilito di fare nella prossima estate, dicevamo allora, ma nell'estate in corso, adesso vediamo, appunto un dibattito, un arrivo dibattito sul problema della legalità da un lato, dall'altro la presentazione di un suo libro che ha scritto appunto su questi problemi. Quindi, come vedete, vi sono dei punti di contatto molto molto concreti, molto concreti. E questo volevo dire, io ricordo fra l'altro, Gerà, quando tu hai detto che le istituzioni possono aderire a Libera, sarebbe bello se i sindaci aderissero, io ricordo, non voglio sbagliare, Libera quando è nata, Don Marcello, intorno al 97-98, vero? 95. Io quando il primo, appena sindaco di Lauria l'ultima volta, il 97, mi arrivò una richiesta di Libera, di associazione, ed io feci la delibera di associazione del comune di Lauria, poi non lo so se è stata rinnovata o meno, però per dire, Lauria dal 97 o dal 98, adesso non ricordo bene, è stata associata a Libera. Mi ricordo che c'era il programma di una assemblea in Sicilia alla quale si chiedeva di mandare i gonfaloni e quant'altro, ma comunque questo così per informazione, voglio dire che non è poi neanche difficile chiedere alle istituzioni, anche ai sindaci, ai comuni, l'associazione a Libera. E quindi massima collaborazione, senz'altro, anche da parte, ripeto, di associazioni e di singoli cittadini, questo volevo dire. Non ci arriva là, devi venire per forza. Buonasera a tutti, io faccio parte del gruppo Se non ora quando e sono impegnata anche politicamente, faccio parte di un direttivo di un partito che qui non voglio dire per non voler fare propaganda. Sicuramente nei nostri territori c'è un problema di rapporto tra la società civile e la società politica, chiamiamola così, società politica, non parliamo di politica in senso lato, nel senso che forse tutti noi cittadini dovremmo collaborare di più per poter chiedere alle nostre amministrazioni di essere molto più trasparenti, perché ci sono dei fatti che io adesso vi racconto molto rapidamente che danno la misura di quello che è poi quella sottile mafia politica che tende a condizionare il territorio, a cui faceva riferimento prima anche Gerardo, non solo quelle delle assunzioni, delle raccomandazioni, ma ci sono altri modi di condizionare il cittadino attraverso sistemi nel senso di scoraggiare oppure di condizionare in qualche modo. Io oggi leggevo su un giornale che mi arriva via email di cittadini di Lauria, commercianti, che si sono schierati apertamente politicamente, lo dichiarano loro, perciò lo dico, e nel giro di 15 giorni hanno subito il controllo della finanza, cosa che non era mai successo prima, e poi è strano che
ben venga che la finanza controlli, però quando il controllo avviene, secondo quanto raccontato, a seguito non solo di questo, ma uno dietro l'altro, pagando anche una multa esosa, il dubbio viene, anche perché poi altri commercianti hanno dichiarato che in situazioni analoghe hanno subito lo stesso trattamento. Non so se questo può essere considerato un modo sottile, come dico io, in stile mafioso, cioè che non è quello tipico della delinquenza organizzata, ma sicuramente intimidatorio. Io porto invece il mio esempio. 2 anni fa ho subito delle lettere anonime, 6-7 lettere anonime su un presunto abuso edilizio che io avrei fatto nella mia casa. Tenete presente che dall'esterno non si vede assolutamente nulla, quindi un cittadino anonimo si sarebbe firmato, aveva detto che io la mia casa era aperta a tutti, tutti potevano verificare, abusi non ne ho fatti nella maniera più assoluta, e oltre a me ad un gruppo di persone che facevano politica. Il fatto strano qual è? Che il gruppo di persone che sono state interessate da queste lettere anonime erano persone che in qualche modo si contrapponevano a un modo di fare politica che non sempre è trasparente. È una coincidenza? Io non ritengo che sia una coincidenza, anche perché adesso per la stessa strada c'è un abuso edilizio che è veramente grande quanto una casa, visibile da tutti, da tutte le parti, però questo cittadino anonimo chissà perché non lo vede, vedeva l'abuso nella mia casa, dall'esterno non si vede nulla e non riesce a vedere questo. Ovviamente io ho interpretato, perciò lo dico, come una intimidazione, tecnico-politica, perché fondamentalmente noi abbiamo questo connubio fra tecnici e politici, l'abbiamo visto, ne parlano tutti i giorni sui giornali, lo scandalo della P4 ne è un esempio. Quello che voglio dire è che purtroppo queste cose succedono anche nei nostri piccoli centri. Attenzione, quindi, se stiamo qui e ci stiamo con il desiderio di volere una politica trasparente che sia a servizio dei cittadini, non a servizio di pochi, noi dobbiamo incominciare anche come associazioni, io dico, a pretendere che le amministrazioni siano trasparenti in tutti i loro atti. Grazie. Se fosse possibile, no, Maria Pia Papaleo, che sta preparando uno spettacolo, perché questo pure è importante, teatrale, sulla legalità, potrebbe essere anche, se lo ritiene, di fare un intervento. Del resto, sulle cose che si dicevano, mi pare che Don Marcello ci ha messo nella condizione di poter dire finalmente che la Basilicata non è un'isola felice, e quindi abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di integrare con determinate considerazioni molte situazioni che noi viviamo e che a volte abbiamo pensato che fossero cose molto insignificanti o che accadevano solo a noi, invece poi l'abbiamo trovato in tanti di noi, e questa condivisione ci ha fatto anche piacere, ci ha dato anche coraggio. Se Maria Pia ritiene di fare un intervento, sarebbe importante, perché è uno spettacolo che, non so, mi pare entro settembre, l'autunno forse è pronto, e che può essere importante nelle scuole, nei comuni. Grazie. Sono Maria Pia e faccio parte dell'associazione Amici del Teatro, che molti seguono. Io sto scrivendo, ho ultimato, glielo dicevo come notizia fresca e lui subito ha captato questo testo, è intitolato Il labirinto di Cnosso. È una metafora che io ho usato. Il labirinto, sapete tutti che il labirinto è una costruzione che è incredibile poi uscirne fuori. Nell'epica questo labirinto era stato costruito da un architetto, Dedalo, che nel costruirlo poi è restato dentro, rinchiuso.
E io questa metafora l'ho usata un po' pensando a Falcone, a Borsellino. Loro hanno cercato di fare forse quanto era di più grande rispetto ad un essere umano. Dedalo però che cosa fa? Il labirinto è una costruzione che ha al centro una torretta. Se si sale sulla torretta si riesce a vedere un po' anche l'uscita. Però Dedalo non